Emanuele De Zuan, sindaco di Volpiano. Siamo qui per questa manifestazione importante organizzata dal Judo Azzurro. Si tratta di un trofeo Grand Prix che arriva per la prima volta in Piemonte. Penso davvero un vanto per la vostra città. Certo, noi qua siamo a Leni, a due passi da Volpiano, in via Volpiano, e siamo proprio sul confine, diciamo, tra le due cittadine, e in questa struttura viene oggi disputato questo importante torneo. Certo, è un vanto per il fatto che la società Judo Azzurro abbia sede nel territorio di Volpiano, ma da sempre opera anche al di fuori dei propri confini comunali. In generale lo sport a Volpiano è una di quelle cose che fa andare fieri le amministrazioni, perché devo dire che dal punto di vista sportivo molti sono i sodalizi che riescono ad avere delle manifestazioni di livello, e questa è una di quelle. Tra l'altro, appunto, un Judo Azzurro che rappresenta davvero ormai un punto di partenza ma anche d'arrivo per tanti atleti. Certo, l'importanza è data dal lavoro che è stato fatto in questi anni. Come le cose non si inventano dalla mattina alla sera, lo sanno tutti, specialmente nello sport. Questo sodalizio ha iniziato, come dice il nome, dal judo, ma fa anche tante altre discipline, e con un lavoro duro dei Raffaella e Salvatore, i due, Salvatore Alia e Raffaella Valerio, ha fatto un gran lavoro di selezione per arrivare anche degli importanti risultati dal punto di vista qualitativo. Tra l'altro qui abbiamo anche delle società dalla Francia e dalla Spagna che danno ancora più lustro a questa manifestazione. Certo, essendo un torneo internazionale, appunto, si raggiungono questi livelli, e quando nello sport i risultati sono sottolineati dalla presenza degli altri sodalizi che partecipano ai tuoi tornei, questo è praticamente in tutti gli sport. Questo fa ancora maggior ringraziamento per il territorio, perché ha una società che riesce a portare, come vediamo questa mattina, tutta questa gente su una competizione sportiva nel territorio. Enzo De Benedictis, consigliere comunale con delega allo sport del comune di Volpiano, cosa vogliamo dire su questa manifestazione internazionale organizzata dal Judo Azzurro? Ma guarda, cosa dire? Sul Judo Azzurro c'è da dire tante cose, perché in questi 12-13 anni di loro attività sono arrivato appunto a portare questi tornei internazionali veramente con tanta gente, con tanti sportivi, che è la cosa più bella che c'è. Una cosa sana e tutto. Bisogna fargli tanti complimenti, sia a Raffaella che a Salvatore e a tutto il suo staff che hanno dietro, per le cose che stanno facendo, sia a questi livelli di tornei che a livello proprio amatoriale, con tutte le loro attività che fanno in questa stagione. Tutto lì. Questo tra l'altro è un Grand Prix che si svolge per la prima volta in Piemonte e che dà la possibilità di acquisire punteggi importanti, quindi vuol dire che il livello della società si sta ancora alzando. Sì, questo è un Grand Prix che è la prima volta che si svolge in Piemonte, grazie a Judo Azzurro, grazie a loro, tutta la loro volontà e tutto il loro impegno che ci mettono, le danno un buon punteggio alla società e tutte, dà anche immagine, diciamo, a Volpiano. Fabrizio Troiani, assessore allo sport del comune di Leini. Comune di Leini che oggi ospita una manifestazione davvero importante organizzata dal Judo Azzurro di Volpiano. Sì, infatti noi siamo molto contenti di questa manifestazione, anche perché per noi lo sport è ovviamente un argomento importante, sia per i temi educativi, culturali, ma anche proprio per una questione di socializzazione. Questa giornata e anche ieri sono venute molto bene, c'è stata tanta partecipazione, ieri i bambini, oggi i più grandi, e siamo contenti, insomma, di ospitare queste manifestazioni. Tra l'altro si tratta di un torneo internazionale per juniores e senior che si svolge per la prima volta in Piemonte e che ha dei significati davvero importanti. Sicuramente sì, è importante per il Piemonte, è importante per la provincia di Torino, è importante, molto importante anche per l'ENI, perché questo ci permette di far conoscere il nostro territorio, la nostra realtà anche al di fuori dei confini provinciali e regionali. Tra l'altro vedremo squadre dalla Francia, squadre dalla Spagna, squadre da tutta Italia, quindi sicuramente meriterà anche assistere a questa manifestazione.
Assolutamente sì, infatti io non mi perderò nemmeno l'incontro, saremo presenti fino alla fine, fino alle premiazioni, e un grande applauso veramente a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo grande evento. Complimenti a tutti. Maurizio Innella, vicepresidente del Comitato regionale. Allora, questo trofeo Città della Mole è sicuramente molto importante, che ha al suo interno degli atleti di grandissimo livello. Assolutamente sì, è la prima volta che un torneo facente parte del circuito Grand Prix Senior Junior viene portato in Piemonte. Abbiamo qui le squadre militari, sono presenti rappresentative dei carabinieri piuttosto che delle Fiamme Azzurre. Abbiamo degli atleti di taratura nazionale davvero ottima e l'organizzazione ha pensato di venire qui nel palazzetto di Leni. Ecco, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare da questa manifestazione? Sicuramente dei talenti, soprattutto negli junior, talenti che vedremo in futuro ad alto livello. Sicuramente oggi si vedrà un bello spettacolo, sicuramente le finali saranno molto accese, molto animate e in gioco c'è questa possibilità che qualche junior, seppur giovane, abbia la meglio su qualche atleta più esperto. Perché no? Fa parte del gioco, fa parte del judo. Per quanto riguarda la vostra federazione, quali sono i progetti più importanti sui quali state lavorando? Stiamo lavorando per Torino 2015, che sarà capitale europea dello sport, dove abbiamo previste proprio qua a Torino 6 finali nazionali. Quindi sarà un 2015 ricco di eventi per la federazione nei vari settori, quindi tra la lotta, il judo, il karate e le arti marziali in generale, dove gli eventi saranno portati avanti da un comitato organizzatore che cercherà di portare il judo davvero in primo piano. Massimo Sulli, allenatore di judo delle Fiamme Gialle, sicuramente uno dei massimi esponenti. Allora, questa manifestazione, una manifestazione sicuramente importante. Sì, ecco, questa è un'altra tappa delle prove del Grand Prix Juniores e Seniores, dove noi per la prima volta veniamo, abbiamo portato degli atleti perché è un torneo molto importante e anche l'organizzazione comunque si dà la possibilità agli atleti di fare esperienza e anche, no, anche vincere il Grand Prix. Ecco, per quanto riguarda i vostri atleti, ne avete anche molti in nazionale, insomma state facendo un grande lavoro. Beh, noi adesso siamo reduci da una vittoria importante del campione italiano a squadre con le ragazze che si sono riconfermate campione d'Italia per terzo anno consecutivo e abbiamo fatto anche una prestigiosa medaglia di bronzo con i ragazzi, pur avendo una categoria in meno, abbiamo combattuto un 4 su 5 conquistando questa medaglia che da tanto tempo che non veniva. Poi abbiamo questi atleti, quasi tutti atleti delle nazionali. Proprio ieri abbiamo conseguito 2 successi importanti, una a Lisbona con Bruno Emanuele, medaglia di bronzo nella categoria 66 kg, e una con Jennifer Pizzanti a Glasgow, meno 70 kg. Tutti atleti interessati per la qualificazione olimpica. Poi abbiamo adesso la nostra portabandiera che è Luigi Guende, che è reduce al quinto posto dei campionati mondiali, ma tante altre, la stessa Giulia Quintavalli che sta riprendendo alla Ferrari, e comunque abbiamo Lo Porchio, giovani, Darco, abbiamo una squadra veramente forte, ma d'altra parte noi siamo un gruppo sportivo professionistico e come tale dobbiamo cercare sempre di migliorare le prestazioni dei nostri atleti. E a proposito delle prossime Olimpiadi, c'è qualcuno dei vostri ragazzi che potrà ambire a qualcosa di importante? Beh, attualmente, come dicevo prima, abbiamo Luigi Guende, che è l'unica atleta ad aver conseguito 3 risultati prestigiosi in questi ultimi 2 anni, con 2 quinti posti ai campionati europei 2013 e 2014 e con il quinto posto ai mondiali 2014, per cui è una seria candidata ad ottenere una medaglia alle Olimpiadi. Poi ci sono tante altre e anche altri atleti che noi confidiamo, anche in settore maschile, ma adesso è ancora prematuro perché ancora c'è da qualificarsi, per cui noi speriamo che come gruppo judo Fiamme Gialle, ma anche per la federazione stessa, ci sia un alto numero di atleti che partecipano alle Olimpiadi. Jean-Marie Demelas, allenatore della squadra francese che partecipa a questa manifestazione, che cosa vi aspettate da questa giornata? Buongiorno,
veniamo a partecipare a questa manifestazione per preparare il campionato di Francia di judo primo diviso, che deve essere il 7 e 8 novembre in Parigi. Dunque i miei atleti vieni a preparare qui. Avete scelto di venire qui perché è un torneo con avversari prestigiosi? Sì, è un trofeo molto prestigioso, con molti combattenti fortissimi. Dunque veniamo qui per cercare l'opposizione. Che cosa vi aspettate invece dal torneo che farete a Parigi? Avete possibilità di vincere? E vincere per nome una medaglia, però in più di 100 kg il combattente che è qui oggi, che si chiama Babu Karmane, che può essere il terzo, quinto a questo campionato, che è molto fortissimo. Abbiamo con noi una promessa del judo italiano, Manuel Lombardo, 15 anni della Chiama, che pur essendo un cadetto andrà a fare i mondiali junior. Insomma, che cosa ti aspetti da questa esperienza? Boh, spero di dare tutto e di fare il meglio possibile. Spero comunque di acquistare una posizione, cioè fare almeno tra i primi sette, quindi sarebbe una gran bella esperienza, considerando che il prossimo anno ho anche il mondiale cadetti, mi aiuterebbe molto. Tu hai vinto praticamente tutto a livello cadetti, e quindi insomma le tue aspettative per il futuro, cioè punti a diventare un grande atleta? Di anni cadetti ancora ne ho uno, quindi spero di fare ancora meglio il prossimo anno, però considerando che adesso devo passare a 60 kg dopo questo mondiale, di sicuro mi ha aiutato un sacco tutte le gare che ho fatto quest'anno. Speriamo di far bene anche in questa categoria e poi continuare in futuro. Dal mondiale, proprio come gare, realisticamente che cosa ti aspetti? Ti aspetti di fare fatica o di poter dire la tua? Beh, di sicuro farò fatica, però spero che lo stato di forma che avrò sarà quello ottimale e credo di avere possibilità comunque di far bene. Mondiale che si svolgerà a Miami il 22 di ottobre. Sì, il ritiro adesso inizia il 13 e spero di allenarmi bene per arrivare nello stato di forma giusto. Mosè Panada, membro dell'organizzazione del Judo Azzurro, ormai da diversi anni. Allora, com'è andata l'organizzazione di questa manifestazione? Beh, come tutti gli anni, ormai da più di 11 anni la Judo Azzurro organizza prima il trofeo Judo Azzurro, che l'anno scorso ha fatto 10 anni, da quest'anno, come vedete, il trofeo della Mole Città di Torino. Due giorni pesanti, ieri praticamente i ragazzini, organizzato pienamente da tutti noi, è andata alla grande. Oggi in collaborazione con la Federazione Nazionale Filcam, per cui a noi l'organizzazione generale dei tatami, tutto il contorno, giudici invece e cronometristi della federazione, grandissimi atleti, numerosi, forti, sono nazionali, internazionali, francesi, ho visto anche degli svizzeri, e sembra che stia andando tutto alla perfezione. Sicuramente è un grande spettacolo per chi è venuto ad assistere. Sì, sicuramente, assolutamente. Poi per fortuna con anche il palazzetto che può portare anche diverse centinaia di persone, e c'è un bello spettacolo. Paolo Bianchesi, allenatore dei Carabinieri, presenti qui a questa manifestazione Trofeo Città della Mole, per preparare dei Grand Prix importanti. Sì, abbiamo deciso con lo staff tecnico, con l'altro tecnico Sacchi Giulio, col comandante Luigi Guido della sezione
della sezione di inserire questo torneo, questo Grand Prix nazionale, che ce ne sono, mi sembra che è uno di quattro che si fanno durante l'anno sul territorio italiano, in previsione della prossima settimana, che abbiamo tre ragazzi impegnati nel Grand Prix di qualificazione olimpica in Kazakistan. E quindi abbiamo voluto portare appunto i ragazzi qua per fare qualche incontro, e devo dire che comunque la risposta a questo Grand Prix è stata molto importante, perché si potrebbe dire che è quasi un piccolo campionato italiano assoluto, quindi la cosa ci fa molto piacere e ci serve anche molto per far fare incontri ai ragazzi. Sono ragazzi dai quali ci si possono aspettare soddisfazioni? Eh sì, noi non solo noi come club, ma come nazionale italiana li stiamo appunto preparando per affrontare la qualificazione olimpica, che da adesso in avanti diventerà sempre più difficile, più densa di appuntamenti importanti. Quindi secondo me anche queste gare, comunque in Italia, dove non dobbiamo spostarci molto, sono molto importanti. Chi sono questi ragazzi? Si può fare qualche nome? Come no, la prossima settimana allora parteciperanno, parlo del Centro Sportivo Carabinieri, al Grand Prix di qualificazione in Kazakistan: Walter Facenta, 90 kg, Alessio Mascetti nei pesi massimi, Giovanni Carollo e Matteo Marconcini negli 81 kg. Ovviamente si aggiungeranno agli altri della nazionale italiana che prenderanno parte a questo torneo importante. Alessandro Bruyère, tecnico delle Fiamme Azzurre, presenti qui a questo trofeo Città di Torino. Allora, come stanno andando le cose? E soprattutto, una manifestazione di alto livello? Senza dubbio c'è stata un'ottima risposta a questa competizione. È il primo anno che viene organizzata sotto questo profilo, e quindi senza dubbio è una cosa molto molto bella, nel senso che sono venuti da tutta Italia a partecipare, ci sono atleti della Sicilia, della Sardegna, della Campania, quindi senza dubbio è una competizione che merita e che sta avendo un buon riscontro anche tra il pubblico e tra gli atleti. Per quanto riguarda la vostra squadra, avete delle manifestazioni da preparare nel prossimo futuro? Non effettivamente, perché essendo un gruppo sportivo militare non ci è concesso organizzare tornei in proprio, però comunque manifestazioni che siano propedeutiche per il judo e attività che insegnino il judo e che aiutino a diffonderlo, quello sì, è sempre un progetto per cui le Fiamme Azzurre sono sempre vivissime. Qui a Torino come sta crescendo e quanto è diffusa questa disciplina? Senza dubbio rispetto ad altre discipline è conosciuta poco, ma comunque Torino è una realtà importantissima per il judo. Ci sono 3-4 società che viaggiano ai vertici delle classifiche e che non solo a livello agonistico, ma anche a livello preagonistico e a livello propedeutico si impegnano moltissimo, avendo un buon riscontro, tanti iscritti, belle iniziative, e senza dubbio posso affermare che Torino comunque è un centro importante per il judo italiano. Salvatore Alia, presidente del Judo Azzurro e responsabile dell'organizzazione di questo trofeo della Mole. Allora, come sono andate le cose in questi due giorni? Allora, sabato è andato veramente bene, abbiamo fatto i bambini, fanciulli, ragazzi e cuccioli, un bel ingresso di atleti, abbiamo finito presto con 8 materassine, è stato veramente una bella, bella, bella gara, e si sta alzando il livello anche dei bambini, perciò vedo che il judo sta crescendo e sta anche migliorando a livello di judo protetto, perciò i bambini non si sono fatti male, hanno fatto i loro incontri, li ho visti andare via tutti contenti, anche i genitori, perché una gara con tanti iscritti e finire così presto, i genitori erano veramente contenti. Oggi abbiamo visto una grande manifestazione sicuramente delle squadre di alto livello a livello italiano e internazionale. Penso che per voi essere gli organizzatori di questo primo Grand Prix in Piemonte sia stata una grande emozione. Sì, è stato proprio bello. Noi siamo abituati con i nostri trofei che abbiamo fatto in precedenza, sempre abbiamo avuto bei successi, però questo Grand Prix ha aumentato il valore anche a livello del Piemonte, perché ha, diciamo, tra virgolette, più share, perché ha appunto ranking list, è valido per la cintura nera e per i punti per la nazionale, dicendo. Abbiamo tutti ospiti illustri come la Finanza, le Fiamme Oro, la Polizia Penitenziaria, la Chiama Settimo è sempre venuta, dalla Francia una palestra che ha portato i suoi migliori atleti,
perciò il livello è molto alto, sia tecnico che agonistico. E questo fa vedere quanto credono nelle nostre possibilità organizzative. Raffaella Valerio, vicepresidente del Judo Azzurro. Per voi questa è stata una giornata molto importante perché avete organizzato una manifestazione che sta venendo veramente bene. Sì, è da parecchio tempo che abbiamo deciso di preparare questo Grand Prix, che è la prima volta che viene mandato qui in Piemonte, e noi siamo stati scelti come società per farlo attivare. Grande flusso di persone, di atleti, per ora funziona tutto bene, speriamo che continui così. Tra l'altro è una manifestazione che dà dei punti per la cintura nera, vuoi spiegarci qualcosa in questo senso? Sì, è praticamente una manifestazione dove partecipano tutte cinture marroni e nere, e per chi appunto ha la marrone può diventare nera primo dan e per chi è nera può prendere il grado successivo, quindi sicuramente anche il livello di competizione con i ragazzi non è così tranquillo visto che c'è in palio una cosa importante. Quello che c'è di bello è che in questa manifestazione sono arrivati da tutta Italia, quindi abbiamo preso praticamente tutte le regioni d'Italia e poi so che c'è anche la Francia. Questo è un po' il coronamento di un percorso cominciato tanti anni fa? Sì, siamo partiti 10 anni fa con grandi aspettative, con pochi iscritti, arrivare ad oggi con un buon numero di iscritti di attività. Sicuramente il Grand Prix è stata, diciamo per noi in questo momento, l'arrivo, ma il nostro obiettivo sicuramente è quello di portare qui a Leni, in questo palazzetto, i campionati assoluti, i campionati italiani, che speriamo ci vengano affidati insomma successivamente, con la speranza che il Comune ci dia una mano magari proponendoci la gestione di questo palazzetto, sicuramente per poterlo portare avanti e farlo usare da tutte le varie discipline.